sera. Grazie sempre agli amici di Teletermini che hanno dato la loro disponibilità per fare sì che questi video, questi quattro appuntamenti proposti dall'amministrazione comunale all'interno della struttura museale civica Baldassare Romano abbiano una giusta visibilità e una visione professionale di queste iniziative. Questo è il terzo incontro e oggi è con noi io mi pregio di essergli amico e quindi chiamarlo il maestro, ma effettivamente lui lo è un maestro, il maestro Michele Latona, personaggio illustre della terra di Sicilia, tante le sue iniziative, tante la sua gestione, le sue trovate, la sua visione importante dell'arte, della cultura, del teatro soprattutto. E abbiamo scelto assieme all'amministrazione comunale di ospitarlo all'interno di questa parte della nostra struttura museale. Questa è la cappella di San Michele Arcangelo del XV secolo e siamo davanti a una delle opere di pregio, di prestigio che la nostra struttura, il nostro museo custodisce e quindi attraverso questa iniziativa. Oltre ad ascoltare questo illustre ospite che noi abbiamo qui stasera, alle nostre spalle il trittico del 1453 attribuito a Gaspare da Pesaro. Quindi, maestro, abbiamo alle spalle una importante opera che ci guarda. Tu sei stato, fra le altre cose, pure un direttore artistico della città di Termini Imerese. Però io desideravo, che tu ci parlassi. Dei grandi eventi, di un grande evento, dei grandi eventi di cui tu sei stato, oltre che ideatore, protagonista. Quindi è questo quello che ti voglio chiedere in prima battuta. Grazie per la presentazione, caro Fabio. Siamo amici, per cui ci diamo tranquillamente il tu. Innanzitutto devo dire una cosa. Sono a Termini Imerese, che è un luogo, un sito bellissimo. La prima cosa che mi viene da dire a proposito del luogo, del sito, di questa splendida e meravigliosa città che mi ospita, è quella di invitare la gente a visitare Termini Imerese. È un sito bellissimo. Un centro storico grande, eccezionalmente bello. Le viuzze, le piazze, le chiese, gli angoli, molto suggestivi, di grande bellezza. Io mi chiedo come mai Termini Imerese non abbia quello che merita, un flusso di turismo eccezionalmente alto, perché veramente Termini Imerese è qualcosa di straordinario. Io vado in giro per Termini Imerese, che conosco bene, tra l'altro ci ho pure studiato, con scarsissimi risultati, devo dire, e ovunque trovo delle cose da raccontare e ovunque trovo delle cose da farmi dire ai tantissimi che ci vedono, che ci ascoltano, venite a visitare Termini Imerese. Detto questo, premessa doverosa, i grandi eventi. Io per grande evento penso sempre a qualcosa che possa richiamare l'attenzione e l'interesse della gente, degli organi di informazione, perché tu puoi fare le cose più importanti di questo mondo, se gli organi di informazione non ne parlano, non hai fatto niente. Le Albe Teatrali di Segesta, che io ho ideato oltre 20 anni fa, sono stato un grande successo. Oserei dire europeo, ovunque si fanno le albe teatrali ormai. Però tutto questo è stato supportato da un interesse degli organi di informazione. Tu puoi fare la cosa più bella di questo mondo, ma se non riesci a catturare l'interesse degli organi dei media, degli organi di informazione, non hai fatto niente. Se poi accanto a questo c'è un'originalità dell'idea, e quella delle albe. Mi parlo addosso, ma devo dire che alla fine si sono rivelate un'idea vincente, un progetto vincente. E colgo l'occasione per ringraziare un sindaco estremamente illuminato, che è stato il sindaco di Calatafimi,
Segesta, che è Nicola Cristaldi, il quale ha sposato quel progetto quando tutti ritenevano che fosse una follia fare teatro all'alba, fare teatro alle 5 del mattino, una follia che ho condiviso con il sindaco Cristaldi, una follia che si è rivelata un evento vincente. Ecco, per me l'evento deve essere qualcosa che riesce a coniugare l'interesse della gente e l'interesse degli organi di informazione. A proposito di grandi eventi, il Carnevale di Termini di Varese è un grandissimo evento, diciamo che è nella storia fra i carnevali più importanti che esistono in Italia. Io penserei di affiancare a questa iniziativa bellissima, che non, certamente non scopro io, mi ricordo da bambino abitavo a Cerda, e arrivavamo qui con i bus, con i pullman della ditta Macaluso perché venivamo per le sfilate, o a Termini Basso o a Termini Alta, secondo delle. E quindi per me è un ricordo bellissimo. Però io vedrei il Carnevale di Termini Imerese, dove ci sono questo simbolo donando, il nonno e la nonna, vedrei un carnevale tematico. Cioè, secondo me, il Carnevale di Termini Imerese, a mio avviso, modestissimo, per l'amor di Dio, non voglio dare nessun tipo di insegnamento, ma voglio dire una mia idea sul Carnevale, quale potrebbe essere? Quello di affiancare annualmente una sezione, perché vedi, la satira, l'ironia, la battuta, la risata, tutto funziona nel Carnevale. Però la satira converge sempre su che cosa? Amministratori, sulla politica, sugli amministratori, prendere in giro, mettere in berlina questo o quel personaggio politico. Allora, io penserei per un attimo, anno dopo anno, creare una sezione tematica che vi posso dire, quest'anno prendiamo in giro il mondo del cinema, quest'anno prendiamo in giro il mondo dello spettacolo, quest'anno prendiamo in giro gli sportivi, quest'anno cioè fare in modo che accanto a quella che è la grande tradizione di questo evento che si chiama il Carnevale Termitano, mettere un qualcosa che possa, ormai i carnevali li fanno un po' tutti, certo, Termini Imerese ha dalla sua una grandissima tradizione, oltre 150 anni saranno qua. Quanti anni sono? Ieri sera abbiamo ospitato in apertura, giorno 7, abbiamo ospitato il notaro, quindi uno dei simboli di questo, del nostro carnevale, ha fatto un excursus, quindi ci sono dei documenti che sono della seconda metà del XVIII secolo, quindi tutta una serie di, ha fatto un excursus su questa cosa, sull'utilizzo delle maschere dei primi del Novecento, quindi diciamo che è una tradizione importante. Però io ti volevo chiedere questo, oltre al ragionamento ovviamente del carnevale, che la ricorrenza e poi l'iniziativa del museo è legata a questo, perché le ricorrenze e le indicazioni della programmazione annuale delle iniziative museali sono proprio legate a questi momenti, quindi al Natale, all'estate, al carnevale. Quindi oggi siamo in pieno clima carnevale, considera che il carnevale va fino al 16, cioè si concluderà il 16 di febbraio, ovviamente in ragione del rispetto del decreto ministeriale sarà diciamo un carnevale digitale, quindi ci siamo un po' adeguati. Io ti volevo chiedere, ma vista questa tu hai fatto una premessa, intanto ti devo dire che quell'alba che a te è tanto cara, che ti sei inventato, e grazie a questa diciamo, intuizione e alla condivisione di un sindaco illuminato. Io dico che anche noi a Termini oggi abbiamo un'amministrazione, un sindaco illuminato che segue queste iniziative, quindi sicuramente la città farà un balzo in avanti rispetto a queste iniziative. Io l'anno scorso, quindi continua questa tradizione, considera che tu mi dicevi che lo hai fatto 20 anni fa. L'anno scorso io ho partecipato a un'iniziativa simile
nella Valle dei Templi e quindi ancora funziona, quindi è un'iniziativa importante. Io volevo approfittare della tua presenza proprio per capire. Tu in apertura hai detto che il nostro centro storico, ma dico, è una cosa a noi chiara, è un centro storico importante. Cosa faresti per il nostro centro storico? Intanto farei un grande palcoscenico totale, cioè qua non c'è un angolo che non si presta al teatro, allo spettacolo, alla musica, alla poesia, agli incontri con la letteratura. Farei una serie di appuntamenti, attenzione, con pochissime risorse economiche, perché vedete, il problema degli eventi non è tanto legato ai soldi, non ci vogliono, ci vuole l'idea, ci vuole un'originalità nell'idea. E ritorno sempre indietro alle Alpi o ritorno indietro al monumento al carciofo di Cerda, che ha portato benessere, che ha dato uno slancio da un punto di vista dell'economia, del commercio, delle attività, insomma. Io penso che i soldi sono importanti per le attività, per gli eventi, però si può sopperire con qualche idea, con l'originalità dell'idea, con una progettualità che, insomma, che sia a lungo termine. Per esempio, si potrebbero creare le condizioni per fare delle giornate significa anche delle settimane, l'estate, tematiche. L'uomo, il rapporto al cibo, la donna, il rapporto a che cosa? Al trucco, e quindi la poetica legata all'uomo e alla donna. Brani musicali, il cinema, tutte queste cose. Poi, tra l'altro, Termini Imerese di recente ha ospitato anche un set cinematografico che ha fatto ulteriormente conoscere Termini Imerese. Diciamo che di progetti con poche risorse economiche se ne possono fare tanto, perché vedete, non è il problema di trovare il sito, il luogo, la location. Termini Imerese si presta a tutto questo. Per cui tu ti puoi inventare tutto quello che vuoi, avrà sempre dei risultati eccellenti perché i luoghi sono di per sé bellissimi. Se tu fai una cosa a sé gesta, sì, magari farai una cosa di scarsa incidenza nel rapporto con l'interesse del pubblico, però la gente rimarrà così, a guardarsi attorno a sé gesta, così come a Termini Imerese, così come nel Parco di Mera. Comunque, questo territorio si presta a tutto, per cui adesso ti potrei dire, si potrebbe giocare a scacchi, si potrebbero fare mille cose, perché, ripeto, Termini Imerese è un luogo deputato per offrirsi al mondo della cultura e dello spettacolo in genere, nelle sue varie Hai citato ovviamente due simboli, due luoghi simbolo, quindi creato con la tua idea, hai dato il là a questo diciamo, movimento culturale, perché poi alla fine sia a Segesta che a Cerda sono due movimenti culturali che sono stati messi in moto da una tua idea, da una tua intuizione. Secondo te, quale potrebbe essere quel simbolo, quella idea, quella. Io mi ricordo, ero più piccolino, ma non posso mai dimenticare quella mattina quando arrivasti e a un certo punto, con la tua, col tuo modo di fare, con la tua grande professione, col tuo grande fascino, eri una persona veramente, quando, ti ho visto per la prima volta, come ti dicevo, sono rimasto affascinato da questa figura che conoscevo soltanto perché mi avevano fatto leggere il tuo curriculum, il tuo impegno. Ma ricordo benissimo quando a un certo punto dicesti a un carrista, un ragazzo che stava costruendo il proprio carro, bene, adesso tu smetti di costruire questo carro e realizzi questa cosa a noi, a costo zero, come dici bene tu, e in apertura hai detto, se non riesci a catturare, che è la cosa, diciamo, secondo me,
diciamo, centrale in questo ragionamento, hai catturato con la tua idea, ma già lo sapevi, hai catturato con quella idea, con quella piccola idea, sono arrivati a un certo punto, le telecamere di Canale 5 a Termini Imerese, a gratis, sono arrivati proprio per venire a capire perché avevi fatto questa cosa, perché il direttore artistico di un carnevale di una città come Termini Imerese di circa 30.000 abitanti aveva avuto quell'idea. Sono arrivate le telecamere di Canale 5 e in quell'anno abbiamo avuto un balzo di presenze e di ascolti veramente importanti. Io dico una cosa, bisogna che gli amministratori si fidino dei professionisti, della gente che in qualche modo ha mostrato nel tempo di avere delle idee. Naturalmente non sto parlando di me, per l'amor di Dio, io vivo tranquillamente da pensionato al Pizzo della Guardia, ammiro la natura, quello che mi circonda, per cui dico, lo sto, però dico, gli amministratori della cosa pubblica dovrebbero pensare che in giro ci sono dei giovani che hanno dei grandi interessi a promuovere, a valorizzare, a salvaguardare i luoghi come le proprie città, come le proprie piazze, le proprie vie. Per cui dico, il suggerimento che posso dare agli amministratori di Termini Imerese, tu mi stai dicendo che la nuova amministrazione è vocata a promuovere, a valorizzare quello che è Termini Imerese. Ecco, dovrebbero affidarsi a gente che fa questo mestiere, preferibilmente dei giovani, preferibilmente della gente che ha tanto entusiasmo, per far sì che Termini Imerese possano occupare nel grande palcoscenico della cultura nazionale un posto di rilievo come merita. Guardate che io sono profondamente innamorato, sto dicendo queste cose, sento di dirle e con il cuore vi dico che Termini Imerese ce la può fare, puntando sulla bellezza dei suoi luoghi, di quello che rappresenta. Per chiudere, maestro, quindi abbiamo ascoltato dai grandi eventi all'idea. Quindi intanto grazie per aver accolto l'invito, grazie per essere qui con noi, per aver voluto condividere questo momento di riflessione, di confronto e regalarlo a tutti coloro i quali, alla città, a tutti coloro i quali ci seguiranno in questa iniziativa. Quindi un saluto, grazie ancora per la vicinanza, l'affetto e l'idea. Quindi lasciaci con un auspicio, con un saluto. Saluto è che presto io possa vedere sulle pagine del giornale nazionale qualcosa, qualche iniziativa che abbia carattere di originalità, che possa suscitare e destare quell'interesse che può promuovere, e mi ripeto ancora una volta, il territorio. Perché se tu riesci a trovare un'idea originale, per dire, e chiudo con una battuta, un giorno mi sono inventato gli antipremi. Abitualmente si premiano chi? I vincitori. Io quell'anno ho pensato di premiare i perdenti. I perdenti. Quindi al portiere di Serie A che subiva il primo gol, che subiva, cioè quindi un perdente, abbiamo dato una vagonata di carciofi. Ne hanno parlato tutti. E allora, più l'idea è bizzarra, più originale, più folle, più pazza, più, diceva, dai, insomma, più può essere un'idea vincente. Quindi auguro che Termini Imerese possa trovare lo spunto per una botta di follia in termini di idea, di progettualità, che la possa veramente far tornare alla grandissima ribalta della cultura nazionale. Grazie maestro, io in chiusura volevo ringraziare ovviamente la Regione Siciliana, l'assessorato ai beni culturali che ha voluto darci, concederci il patrocinio e alle associazioni BC Sicilia e Archeoclub che hanno diciamo,
partecipato a queste nostre iniziative. Grazie e arrivederci.